Oggi parliamo di una cosa importante se vivi qua a Londra, perché è una piccola informazione molto breve, però occupandomi anche un pochino di questo, ho visto che moltissime persone non sanno come muoversi in questo caso, anche se veramente è una procedura semplicissima, però te la voglio spiegare passo per passo con delle slides dove vedrai esattamente quello che devi fare. Prima di tutto però ti invito a iscriverti al mio canale, perché ci saranno informazioni sia per chi vuole venire in vacanza a Londra, ma anche per chi ci vive e ha bisogno di sapere qualcosa in più, sia qualche suggerimento su cosa fare nel weekend, ma anche su cose tecniche come questo video. Iscriviti al canale, clicca sulla campanella, lasciami un like, lasciami un commento, soprattutto in questo caso se c'è qualcosa che non ti è chiaro di questo video. Allora, di cosa parliamo? Parliamo del fatto che se vivi qua a Londra e non hai la cittadinanza, perché ancora non ti spetta e non hai fatto le procedure, avrai però sicuramente già fatto la procedura per essere in regola dopo Brexit. Le due procedure da fare sono quella, se stai qui da meno di 5 anni, aver fatto la richiesta per il pre-settled status, o se stai qua da più di 5 anni ma non hai comunque ancora fatto richiesta per la cittadinanza, la procedura invece per il settled status, quindi quello per oltre 5 anni. Cosa succede però? Succede che soprattutto dall'anno prossimo 2021 il datore di lavoro, anche se alcuni lo stanno già facendo adesso, però sicuramente sarà più in vigore questa cosa dall'anno prossimo, cominceranno a chiederti se tu hai il diritto di lavorare in UK. E per avere questo diritto tu devi aver fatto e ricevuto conferma di questi due stages, quindi pre-settled status o settled status. Cosa succede però? Il datore di lavoro ti chiederà un codice, ti dirà un numero dove lui, lei, comunque l'azienda potrà controllare che tu abbia veramente questo permesso. Qualcuno manda il link della pagina che vede sul sito del governo, al proprio account, insomma un link che non è quello giusto. Quindi ti spiego esattamente passo per passo quello che devi fare per ottenere questo link, neanche un link, ma è un numero che il tuo datore di lavoro, l'azienda, ti richiederà per vedere se tu puoi lavorare in UK, perché ne hai diritto, perché l'hai ottenuto. Adesso io ti lascio alle slides, però ti spiegherò passo passo appunto come andare sul sito del governo, perché è lì che devi tornare e dove hai fatto anche la prima domanda, ed è lì che il sistema genererà questo numero. Ti ricordo una cosa fondamentale: il numero che il sistema genera dura 30 giorni, quindi se dopo 3 mesi un altro datore di lavoro o qualcuno ti richiede, con delle giustificazioni valide, ti richiede questo numero, non potrai dare lo stesso, ma dovrai ritornare sul sito e farne generare al sistema un altro nuovo. Quindi passiamo alla parte pratica. Allora, intanto questo è il sito dove devi andare, quindi il sito del governo, e nell'info box qua sotto ti lascerò il link diretto, quindi è il sito del governo della pagina dove devi dimostrare, creare il codice per dimostrare che poi hai diritto a lavorare in UK. Quando accedi alla pagina, questa è la prima pagina che troverai, quindi ti dice prova, dimostra il tuo diritto a lavorare in UK al tuo datore di lavoro. Quello che devi fare ovviamente è cliccare su Start Now, il pulsante verde che trovi lì sotto, e ti chiederà se hai già fatto appunto la domanda per il Settlement Scheme. Ovviamente tu l'hai già fatta, sei già registrato, registrata, sia che si tratti di quello per meno di 5 anni o più 5 anni, comunque tu devi averlo già fatto. A questo punto tu cliccherai su Yes, of course, e poi su Continua. Dopo aver fatto questo ti apparirà questa schermata che ti chiede quale documento di identità hai usato durante l'applicazione, quando hai fatto domanda per il tuo status. Quindi devi usare lo stesso documento, immagino tu abbia usato, credo, un passaporto, comunque clicca su quello che hai usato, quindi facciamo finta che hai usato il passaporto, clicchiamo su passaporto e poi clicchiamo sul pulsante verde continua. A questo punto ti chiede il numero del passaporto che hai usato all'epoca,
e quindi lo inserisci e poi clicchi su continui, inserisci la tua data di nascita a questo punto in questa schermata e poi nuovamente clicchi su continua. A questo punto ti dice confermami chi tu sia, quindi loro hanno già in archivio il tuo numero di cellulare che hai fornito quando ti sei registrato o registrata, o l'indirizzo email, e quindi devi anche ancora essere in grado di poter accedere a il numero di telefono o l'indirizzo mail che avevi dato in fase di registrazione. La persona con cui ho fatto la prova per fare questi screenshots mi ha chiesto di fare mandare il codice sul numero di telefono, quindi abbiamo cliccato su send me a text message e poi su continua. A questo punto ti verrà fuori questa schermata qui, dove io ho coperto per privacy della mia amica nome e cognome e ovviamente la sua foto, quindi in questo caso la tua foto. Quindi ti verrà fuori questa schermata. A questo punto, come vede la freccia rossa, clicca su continua e ti verrà fuori il codice che ti serve da dare al tuo employer. È questo codice, ovviamente io qua ho coperto delle parti in rosso. Questo è il giorno in cui io ho fatto questi screenshots e ovviamente mi dice che appunto valgono per 30 giorni. Io mi auguro che ti sia stato utile, è un'informazione, un video un po' tecnico, però ho visto che c'è veramente tanta gente che non ha, anche se è una cosa molto semplice da fare, non ha idea da dove cominciare, come funziona e manda il link sbagliato. Questo invece è il codice che il datore di lavoro vuole ed è il codice che devi generare quando te lo chiedono. Ti ringrazio per aver seguito fino a qua, spero che il video ti sia stato utile, iscriviti al canale, lasciami un commento, soprattutto lasciami un like e niente, se hai qualche domanda più specifica fammi lasciami qua sotto.